Buonasera a tutti, benvenuti in questo auditorium per il quarto appuntamento della rassegna Scienza Ultima Frontiera, organizzato dalla Biblioteca Civica di Brugherio, che a tutti voi dà il benvenuto per questa sera. Una sera che abbiamo dovuto rinviare gli impegni istituzionali della nostra relatrice di eccezione di questa sera. Siamo riusciti, io spero, ad avvisare tutti, la bibliotecaria che ha presidiato venerdì sera comunque l'ingresso dell'auditorium, ha preso contatto con alcuni che venivano da fuori Brugherio, comunque invitiamo tutti quelli che non hanno ricevuto la comunicazione dello spostamento, prima di uscire, se volete, di lasciarci una vostra mail in modo che vi inseriamo nella mailing list e vi teniamo aggiornati sia sulle prossime iniziative sia anche su questi cambi al volo di emergenza. Un altro avviso pratico, voi ci avete stupito con l'interesse che dimostrate per questa iniziativa, per cui questa sera abbiamo anche attrezzato un'aula remota, cioè nell'atrio della scuola qui vicino ci sono altri posti dove con un collegamento audio-video altre persone seguiranno la serata di questa sera. Noi siamo molto contenti di questo vostro interesse e speriamo di soddisfarlo anche questa sera. Siamo al quarto appuntamento, ci siamo lasciati 15 giorni fa e ci siamo lasciati con una bella serata però che coincideva con gli attentati di Parigi. Proprio noi abbiamo appreso la notizia mentre uscivamo dalla serata e naturalmente questo ci ha lasciati tutti, come penso possiamo condividere questo sentimento, però noi eravamo qua e abbiamo ascoltato delle parole molto chiare della relatrice, se ricordate Lidia Maggi chi c'era, che ha detto da questo palco con molta energia che nessuno può usare la verità, nemmeno quella sacra, contro gli altri. E chi lo fa e fa scorrere sangue sbaglia, non c'è spazio al fondamentalismo religioso. L'ha detto molto chiaro, ed è stata una coincidenza molto triste, però anche queste iniziative servono per capire che, come ci insegna la scienza, la costruzione della convivenza civile è qualcosa a cui tutti dobbiamo collaborare, non sappiamo se ce la faremo, ma tutti devono mettere il loro sforzo e costruire la comunità, la democrazia precariamente, continuamente. Anche questa piccola iniziativa, quindi, io penso che possa in qualche modo contribuire a ricreare quel clima di convivenza che escluderà da noi ogni forma di terrorismo, lo speriamo. Grazie. Albert Einstein, che tutti conoscete, un giorno disse questa frase: una cosa ho imparato nella mia lunga vita, che tutta la nostra scienza, commisurata alla realtà, è primitiva e infantile, eppure è la cosa più preziosa che abbiamo. Ecco, credo che valga anche per la democrazia. Benissimo, adesso entriamo nel quarto appuntamento, entriamo in un mondo nuovo, il mondo dei geni, dei genomi, della genetica. La genetica è la disciplina più giovane delle scienze. Il nome è stato dato poco più di 100 anni fa da un tal Bateson, anche se in realtà gli studi di genetica sono precedenti al nome. E in breve tempo, quindi nell'arco di poco più di un secolo, questa scienza ha fatto delle scoperte veramente clamorose. Perché tutti sappiamo, l'umanità ha sempre saputo, che c'è qualcosa che lega i genitori ai figli. Guarda, assomiglia alla mamma, guarda, assomiglia al papà, no, è tutta la nonna, no, è tutta la zia. Lo sapevamo, ma perché questo succede? Ci abbiamo messo tanto tempo per scoprirlo. Sapevamo che un filo ci lega, ma non sapevamo che quel filo è un filo vero e proprio, è un doppio filamento, si chiama DNA. E quindi in questo poco tempo non solo abbiamo scoperto il DNA, la sua struttura, ma abbiamo scoperto anche proprio a leggere il genoma. E in questo senso la genetica sta aprendo nuove frontiere, ci sta facendo entrare in una nuova era. E allora il tema dell'inizio, che è il tema dei nostri venerdì, questa volta ha un senso diverso, è l'inizio di qualcosa di nuovo. Qui sta iniziando un pezzo di conoscenza nuovo, stiamo entrando in un terreno inesplorato, stiamo iniziando a parlare del domani. È davvero scienza ultima frontiera questa sera. Come sempre succede quando si entra in un terreno nuovo, c'è qualcosa che ci spaventa, c'è qualcosa che ci disorienta.
A volte sentiamo parlare che la genetica creerà dei disastri, sentiamo parlare di fantasmi possibili e quindi un pochino la comunità civile rischia di essere spaventata perché poco capisce del linguaggio tecnico che nei laboratori viene parlato. E quello che faremo stasera è esattamente cercare di colmare questa distanza, di colmarla facendo entrare tutti voi in un laboratorio. Penso che la scenografia che state guardando vi sta facendo capire che siamo già dentro un laboratorio di genetica, siamo immersi in DNA e in cose che poi penso che alla fine di questa serata ciascuno di voi comprenderà di più. Non tutti dobbiamo diventare dei tecnici, a non tutti è richiesto di saper leggere quella bellissima immagine che c'è nella nostra bibliografia in copertina, che è molto bella, ma sfido chiunque di voi a sapere interpretarla. Non è questo, noi non dobbiamo diventare dei tecnici specialisti, però in quanto popolo sovrano dobbiamo sapere qualcosa per poter prendere le nostre decisioni con piena avvertenza, con cognizione di causa, pienamente informati. E allora abbiamo costruito la bibliografia che penso abbiate ritirato come un piccolo vademecum per farvi ripercorrere le tappe entusiasmanti della scoperta della genetica fino a oggi, con anche alcuni piccoli inserti di vocabolario minimo, piccole spiegazioni che possono poi, anche dopo questa sera, ricordarci le cose che avremo imparato. Come al solito ci piace dedicare questa bibliografia dei personaggi, questa sera sono due. Uno è Gregor Mendel e l'altro è Barbara McClintock. Chi sono? Uno lo conoscete tutti, Gregor Mendel, il fondatore della genetica. In realtà lui è il padre di una scienza senza saperlo, non gli ha dato neanche il nome. Era un monaco e cosa faceva? Coltivava piante di piselli, per anni le incrociava, le contava. A un certo punto ha capito qualcosa, ha provato a scriverlo, l'ha raccontato in un paio di conferenze, ha pubblicato un articolo ed è morto senza sapere di aver fondato una nuova disciplina scientifica. L'altra, Barbara McClintock, una donna che si era entusiasmata invece della nascente genetica, voleva iscriversi all'università. Papà, mamma, voglio studiare genetica. Va bene, prego. Ops, l'università americana, l'unica in cui si studiava genetica, era vietata alle donne. Lei non si è arresa e si è iscritta a un'altra università parallela e insomma anche lei a un certo punto si è messa a fare la scienziata. Cosa fa una scienziata? Coltivava piante di mais, osservava i semi, i cariossidi, i loro colori per anni, anni e anni. E alla fine ha capito una cosa fondamentale, che ci sono delle parti mobili nei geni. Quando l'ha detto l'hanno preso per matta, è una donna, d'altronde, cosa vuole che capisca? Lei però ha avuto una soddisfazione, seppur tardiva, il premio Nobel. Ma questi due personaggi, perché li vogliamo citare? Perché ci insegnano una cosa fondamentale, che la scienza non funziona come spesso noi ci immaginiamo. Newton sotto l'albero, gli cade la mela in testa, capisce tutto, Nobel, fama, gloria, ricchezza. No, non è così. Nei laboratori scientifici si fa come hanno fatto Mendel e la McClintock. Per anni si tentano strade, alcune delle quali finiscono, non sono giuste, si ricomincia tutto da capo. È un lavoro estenuante, ma questa è la scienza, questa è la genetica. E allora questa sera entriamo davvero in un laboratorio di genetica, cerchiamo di immedesimarci e di capire qualcosa di questo mistero che è dentro ciascuno di noi, che è ciascuno di noi, perché il nostro DNA è noi. Ovviamente per entrare in un terreno così difficile, in una frontiera così estrema, abbiamo invitato un personaggio che meglio non si poteva, che è la nostra concittadina che ci ha seguito e aiutato, che è Elena Cattaneo, che stasera appunto cercherà in una maniera anche molto nuova, anche un po' scenografica appunto, di farci entrare un po' come nel suo laboratorio, di farci capire che cosa ci aspetterà nel prossimo futuro. E noi la ringraziamo fin da ora per essere qui, per fare la sua relazione e anche, lo dico proprio, l'ho già detto anche le altre sere, ma lo voglio ripetere, la vogliamo ringraziare
per aver sostenuto e aiutato questa stessa iniziativa. A lei la parola, grazie. Grazie Ermanno e grazie a tutti voi. Mi scuso ancora per venerdì scorso, non ho potuto esserci e mi fa molto piacere ovviamente essere qui questa sera. Allora saranno i sensi questa serata, perché è la prima volta che presento le diapositive che vedrete, quindi sono state preparate ovviamente tra altre cose che stavamo facendo in laboratorio. Mi hanno aiutato Giulio Formenti, che è laureato in scienze naturali e adesso sta lì insieme alla regia, e Maura Galimberti, che è laureata in biologia molecolare, hanno voluto accompagnarvi perché mi hanno anche aiutato a fare tutta questa cosa, insomma, ma non sappiamo come andrà. Il secondo motivo è che ovviamente abbiamo deciso che le slide si muovono a comando, quindi non posso gestirle da qui, questa è... E poi insomma vediamo se riusciamo a fare questo esperimento stasera, quindi davvero un po' di pazienza e insomma anch'io sono curiosa di sapere come andrà. Ok, questo è il menu per stasera, sono i 5 argomenti che voglio trattare con voi. So che tra voi ci sono specialisti, esperti, direttori di istituti di ricerca, ci sono anche tanti concittadini, ovviamente a loro mi rivolgo e per loro ho sviluppato questo linguaggio e queste diapositive. La prima diapositiva quindi è questa, no? Quindi Ermanno ha già detto di cosa parliamo oggi, parliamo del DNA, parliamo del genoma, sono la stessa cosa. Quando usiamo la parola DNA ci riferiamo alla sua struttura chimico-fisica, e la vediamo tra un po', no? Questa lunga fila di qualcosa. Quando parliamo invece di genoma ci riferiamo a forse un po' di più alla sua funzione, no? Al fatto che quella struttura chimico-fisica non è inerte, ma è il... No, ok. Ha delle funzioni, però ecco, le due parole si equivalgono. Ed eccolo qui, no? Come potremmo definire questo DNA o questo genoma? Ecco, immaginate di chiudere un libro, insomma, e questo libro contiene tante parole, e ovviamente c'è un sacco di significato in quel libro, nelle varie frasi. Ecco, il DNA, il genoma, è il nostro libro. Ed è fatto di milioni di pagine, e lì c'è scritto molto di noi. No, quindi è tutto lì, no? Io direi che buona parte, non tutto, di quello che siamo, insomma, sta proprio lì. E questo libro, vedete, non è fatto dalle lettere dell'alfabeto che noi conosciamo, no? Da tutte quelle nostre, ma ce ne sono solo 4 di lettere in quel libro, in quel DNA, quindi in quel genoma. Le leggete qui, no? Sono T, C, A, G. Ok, non ce ne sono altre. E se andiamo alla prossima, vedrete che queste lettere, no, quindi sono ripetute, no? Quindi è come c'è un codice, no? Quindi c'è una sequenza e la sequenza è ordinata, non sono messe a caso, è guai se fossero messe a caso. Quindi nel mio DNA a un certo punto ci sarà C, T, T, C, C, G, G, A, C, T e così via. Anche nel vostro, guardate che siamo abbastanza simili, ovviamente siamo esseri umani. E cosa sono queste lettere che stabiliscono il codice genetico? Vedete, adesso vediamola un attimo, no? Queste lettere che sono i mattoni del DNA, ok? Queste lettere, vi dicevo, hanno una struttura chimico-fisica, noi li chiamiamo, sono i nucleotidi, è come se fossero davvero i mattoni di una casa, no? Quindi la casa è il DNA. La casa è fatta da mattoni, ogni mattone è un nucleotide e i nucleotidi sono proprio questi, no? A, C, T, G, in quell'ordine specifico. E li vedete, no? Non solo c'è quell'ordine specifico, ma ogni nucleotide che aveva quel nome che avete letto prima, timina, timidina, guanina, citosina,
e adenina, timina, citosina, adenina, guanina, quelle lettere, vedete, non, nella diapositiva precedente erano separate l'una dall'altra, no? È un, Armando ha detto, è un filo, il filo è fatto da micropunti uniti uno dall'altro, uno all'altro, quindi ecco che questi nucleotidi, queste lettere, vedete che sono unite l'une all'altra, e guardiamo ancora un secondo queste lettere, un pointer, no? Uso il dito. Queste lettere da cosa sono formate? Vedete, questa è una di quelle lettere, uno di quei mattoni. Quel pallino giallo, sapete cos'è? È un gruppo fosfato, quindi siamo nella chimica adesso del DNA, e non è casuale, c'è un gruppo fosfato, c'è uno zucchero che è il ribosio, vedete che sono uguali, no? Tutti i nucleotidi sono fatti di fosfato, zucchero, poi c'è questa che varia, che è la base azotata, che è quella CTAG, ok? Allora, questa è l'alfabeto, questa è la struttura chimica, sono legati l'uno all'altro, quindi nel mio DNA questo filo, lo vediamo tra un secondo quanto è lungo, è tutto attaccato, questo è il nucleotide, guardate quanto vicini sono i nucleotidi, 0,2 nanometri, nanometro è un miliardesimo di metro, quindi 0,2, standoli belli impaccati, mica è finita qua, perché non è che c'è solo un filo, è una doppia elica, no? C'è quindi un doppio filo, e vedete, questo è il primo filo, questo è l'altro filo, quindi il DNA è fatto da due fili, e vedete che il secondo filo presenta delle lettere che sono l'appaiamento giusto per questa, per quelle sopra, scusami, torna indietro Giulio, sono, vai avanti, sono l'appaiamento giusto perché la T riconosce solo la A, la G riconosce e si avvicina solo alla C, ok? Quindi non troverete mai GA, è un errore. Quindi pensate che storia questo DNA, quindi piccoli mattoni, i nucleotidi messi in ordine uno all'altro, legati uno all'altro, non c'è solo un filo, c'è quello complementare, qui ci sono dei legami idrogeno, sono deboli, perché non è che i due fili stanno per conto loro, stanno lì insieme, e c'è questo appaiamento, noi diciamo complementare, no? Quindi dove c'è G, l'altro filo per forza deve avere C, ok? E non solo, appunto, ma vedete che questa è come se fosse una scala, no? E quei nucleotidi, quelle A o T dall'altra parte, sono i pioli della scala, no? Riuscite a immaginarle, no? Altri dicono è un'elica, no? La chiamiamo anche elica. Vedete che questa struttura non è solo un filo e il controfilo, diciamo così, ma è persino rotata su se stessa, c'è torsione, no? Quindi ecco quest'elica, no? È come, no, quando prendete un asciugamano e lo strezzate, no? Ecco, c'è quest'elica è avvolta su se stessa, e vedete qui di nuovo, immaginate che qui sono i gruppi fosfato, questo è il ribosio, questa è la base azotata, che di fronte alla base azotata complementare con il ribosio e il gruppo fosfato dell'altra elica. Semplicissimo. Ok, quindi ecco, vedete che qui compaiono, questi sono i legami idrogeno, vedete, sappiamo anche che la G riconosce la C e si mettono insieme per tre legami idrogeno, invece la T riconosce la A e hanno due legami idrogeno. È sempre così, cioè nel mio DNA, il vostro DNA, gli elementi sono questi, sono messi così, uno di fianco all'altro, filo contro filo, torsione. Okay? Si chiama alfa elica proprio perché ha questa struttura appunto ripiegata su se stessa. Facciamo adesso, rispondiamo a questa domanda, no? Cioè, quindi, bene, abbiamo capito le unità base, quanto è lungo, quante lettere ci sono. In una mia cellula ci sono 3 miliardi e 200 milioni di quelle lettere, messe in quel modo ordinato, filo contro filo, torsione, stanno in ogni mia cellula. E se prendo la mia cellula e tiro fuori il filo, quindi quelle lettere, che sono quelle lì sopra, quanto è lungo il filo? 7 metri. Cioè nella mia cellula, in ogni mia cellula, ci sono 7 metri di DNA. E già qui uno resta
a bocca aperta, prossima, perché quei 7 metri che devono stare dentro nella mia cellula, in ogni mia cellula, è una cellula alla dimensione di 10 nanometri, una cosa del genere, scusate, di 10 micron, no? Quindi come fanno a starci metri di roba, di fili, no? In una cosa così piccola? E tra l'altro questo DNA, no? Quindi quel filo, quelle 3 miliardi di lettere, quei 7 metri, no? Stanno nella cellula, non stanno sparsi nella cellula, stanno nel nucleo della cellula, come se fossero degli spaghetti. Ma immaginate, no? I nuclei delle mie cellule sono questi spaghetti che ha questo DNA lunghissimo. Però la cellula è piccola, quindi come fa a starci dentro? Beh, questa è una delle meraviglie della natura e ci sono diversi studiosi che cercano di capire, però anche qui è tutto un ripiegamento, no? Cioè, no, questo asciugamano che non solo è contorto ma è ripiegato su se stesso e poi superavvolto, insomma ci sta tutto. Facciamo adesso un esperimento. L'esperimento è, io vi ho parlato, tutto questo sta in una cellula, quindi 7 metri di questo filo sottilissimo in una cellula. Io sono fatta da circa, noi siamo fatti da circa 50 miliardi di cellule. Se dovessi tirar fuori, facciamo un po' di conti, il DNA da tutte le mie cellule, ok? Quindi 7 metri per 50 miliardi, la lunghezza totale del mio DNA è 2 per 10 alla decima. Sapete quanti, col mio DNA, quanti giri intorno alla Terra con quel filo mio di tutte le mie cellule, di tutte? Sapete quanti giri faccio? 5 milioni di giri di circonferenza della Terra col DNA mio. Questa è appunto una delle cose. E possiamo vederlo, questo DNA. Pensate che è stato visto per la prima volta dal vero. Abbiamo anche delle altre immagini, ma questa immagine ve la faccio vedere anche perché arriva da Genova, da un istituto di Genova. Qui vediamo questo filo per la prima volta, si sono inventati un modo incredibile per vedere il filo. È questo qui, questo è un filo di DNA che non so come. Questi specialisti, vedete, sono nanotecnologi, hanno fatto in modo di risolvere, quindi di estrarre dalla cellula, di avere un filo, no, uno, e di avvolgere, cioè questi è come se fossero dei supporti attorno al quale hanno legato questo filo, l'hanno lasciato che questa che l'acqua in cui era immerso si asciugasse, di modo da rivelare la sua struttura. La vediamo per la prima volta al microscopio elettronico, eccolo lì il filo. Guardate che queste sono le torsioni del DNA, questo è dal vero. E questa è qualcosa che ha nanometri di dimensione, che è stato per guardare quel filo, ecco, io non so quanto tempo ci hanno messo, no? Perché comunque è difficile, ma è un'altra conquista raggiunta. Questo è come lo vediamo nelle nostre cellule, come sta il DNA. Vi ho fatto l'esempio degli spaghetti, sì, stanno così, no? E io finora vi ho parlato di filo. No, è vero, possiamo immaginarlo un filo lunghissimo, ma in realtà sappiamo che non è un unico filo, quel filo è spezzato, mettiamola così, in 46 fili, che sono i nostri cromosomi. Okay? Quindi immaginate che in quel piatto, in quegli Elias, ci sono 46 spaghetti e stanno così dentro nel nucleo. Quando la cellula è normale, quando la cellula è matura, quando si deve dividere però la cellula, cosa fanno questi 46 fili? Beh, immaginate, se una cellula si deve dividere, la cellula al suo DNA, se genera cellule figlie, beh, la cellula vuole che le cellule figlie abbiano lo stesso contenuto di DNA della cellula madre. Quindi quei fili non possono andare a caso un po' in una cellula figlia e un po' nell'altra. Si devono ripartire in modo uguale, ok? E allora questi 46 fili, che sono 23 fili che ci arrivano dalla mamma e 23 che ci arrivano dal papà, e io in ogni mia cellula ho 46 fili, 23 dalla mamma e 23 dal papà, se quella mia cellula si deve dividere, ecco che quei cromosomi o quei fili
si dovranno ripartire correttamente, di nuovo metà di qui e metà di là, no? Di modo che tutti abbiano, quindi si duplicherà il DNA e poi si ripartisce in modo uguale. E appunto questo è come si presenta il DNA, scusa, nella prima, vai nella prima, Giulio. Questo è come si presenta il DNA quando la cellula si sta dividendo, è come se si ordinasse un po', quindi gli spiati di spaghetti, che sono i 46 fili, quindi i 46 cromosomi, insomma è come se il cromosoma 1, il cromosoma 2, ciascuno di loro deve ordinarsi, vedete che sono una struttura un po' più chiara, no? Probabilmente divisibile rispetto a 46 fili attorcigliati l'uno all'altro. Addirittura ci sono persone anche qui in sala, come Ida Biunno, passa che vai alla prossima, che è esperta a mettere in ordine i cromosomi. Ecco, qua sono quei cromosomi di una cellula che si sta dividendo, presi e messi in ordine. Vedete, questo è, e vi ho detto, noi abbiamo 46 cromosomi, 23 dalla mamma, 23 dal papà, e ogni cromosoma, vedete, questo è il cromosoma 1, uno che ci arriva dalla mamma, uno che ci arriva dal papà, questo è il cromosoma 2, di nuovo uno dalla mamma e l'altro dal papà, cioè quindi abbiamo coppie di cromosomi, sono appunto, oltre appunto ai 22 cromosomi, poi abbiamo coppie di cromosomi, poi abbiamo i cromosomi sessuali, vai alla prossima, e i cromosomi sessuali sono quelli che determinano ovviamente il sesso, femmine sono, hanno i cromosomi sessuali, entrambi sono cromosoma X e cromosoma X, vedete sono due cromosoma X, e purtroppo vai, e l'uomo è così, no, quindi vabbè, insomma, sappiamo perché, no, c'è qualcosa di biologico, non prendiamocela, no? Quindi ci manca proprio DNA. Comunque, insomma, questo è lo stato cromosomico dell'uomo, quindi ha un cromosoma X e il cromosoma Y, no? Quindi allora tutta questa roba sta nella cellula, sono i 46 fili, si ordinano quando la cellula si divide, possiamo guardarli non solo come filo che vi ho fatto vedere prima, ma addirittura come coppia di cromosomi piuttosto bene. Vai alla prossima. Questo è un esperimento, vi fa vedere tutto questo iter, no? Ecco la cellula, in blu è il nucleo, qua è una cellula tranquilla. Adesso la cellula vuole dividersi. Vedete che questi fili, che qua quando è quiescente, quindi non si sta dividendo, quasi quasi neanche si vedono quei fili, no? È come, insomma, sono talmente liberi, rilassati, no? Eccetera. Quando invece la cellula comincia a dividersi, vedete che, insomma, qualcosa succede nel nucleo. Quei 46 fili cominciano a disporsi in un certo modo, guardate lì i fili, ecco i cromosomi, cominciano a si sono duplicati, perché ci devono anche duplicare, e si separano, vedete i due poli della cellula, guardate qui, questo è il fuso mitotico, questo è ancora un po', questi sono tutti i cromosomi, questa sarà l'asse di taglio della cellula, e vedete che ogni cellula eredita, guardatela anche lì, eredita il numero atteso di cromosomi umani, guai se ne perdesse uno, e beh, possono succedere problemi, no? Quindi insomma questo è per dire che questo DNA, insomma questa struttura fisica, chimico-fisica fatta appunto di questi nucleotidi, la catena, un filo, l'altro, la torsione, gli spaghetti nel piatto, e poi quando devi dividere il piatto dei spaghetti è metà di qui e metà di là, non uno in più né da una parte né dall'altra. Vai alla prossima. Quindi, insomma, è piuttosto sorprendente tutta questa roba. È il nostro DNA, quelle lettere, che sono quelle che vedete anche qua, cioè, quindi, cioè, sono messe in modo molto ordinato. Abbiamo detto sono 3 miliardi e 200 milioni organizzati in quei fili cromosomi, stanno nel DNA di ogni nostra cellula. Ogni nostra cellula ha lo stesso DNA dalla nascita, no? Quindi tutto il mio DNA è uguale in tutte le mie cellule, non cambia. L'ho messo tra virgolette, proprio appunto, l'ho messo perché qualche giorno fa appunto un senatore, ma è una domanda intelligente, mi ha chiesto, ma il DNA cambia durante la vita? Magari qualcosina, ma non sono i cambiamenti che
diciamo che non cambia durante la vita. Prossima diapositiva. E tra l'altro il DNA mica l'abbiamo solo noi. Ovviamente ogni organismo vivente ha il suo DNA, il suo assetto cromosomico. Noi, vi ho detto, ne abbiamo 46 di quei fili, sono 46 cromosomi, incluso i due sessuali. E le altre specie hanno il loro DNA, quindi il loro genoma, quindi i loro cromosomi. Ci sono specie con 6 cromosomi, altre specie che ne hanno 20, altre che ne hanno 12. Questo caratterizza appunto l'assetto cromosomico delle specie. E perché ce lo portiamo in corpo? A che cosa serve, no, tutti questi metri di roba dentro nelle nostre cellule? Lo vediamo nella prossima diapositiva. Questa è quella che vi ho detto ancora. Insomma, immaginate che qui ci sono tutte queste lettere, no? Cioè, piccolissime, impaccatissime, eccetera, quelle atici. Insomma, e questo, se andiamo a ingrandire questo cromosoma, e immaginatevi le lettere qui, appunto sono una sequenza come quella che vedete lì sotto il palco, beh, immaginate che da questo punto qui a questo, quelle lettere dicono qualcosa, cioè quelle lettere per esempio caratterizzano un gene. Poi ci può essere un'altra informazione genica, quindi un altro gene che è definito dalle lettere che stanno da qui a qui, oppure da qui a qui. Quindi insomma, questo cromosoma, che è fatto di quei nucleotidi che vi ho fatto vedere prima, alla fine si è fatto di nucleotidi, ma quei nucleotidi, quella sequenza, definisce l'informazione genica. E su questo cromosoma magari trovate 2000 geni. Okay? I geni sono fatti di DNA, i geni sono quelle lettere, i geni sono quest'ordine. Potete immaginarvi, no, che potrebbe essere che da questa lettera T fino, immaginatela, perché questi sono i 5 milioni di circonferenza della Terra, no? Dalla lettera T fino, facciamo, alla piazza di Brugherio, okay? Ecco, questo è il gene che codifica, che produce una proteina. Quindi ecco che diamo un'altra informazione, quella è l'unità genica che si trasforma in proteina. Quindi il DNA sta nelle nostre cellule, viene ereditato dalle cellule figlie, ma funziona anche nella stessa cellula, trasformando quell'informazione genetica in proteina. Lo vediamo nella prossima, è questa, sì. No? Quindi immaginate, questo è di nuovo il cromosoma, ve lo stesso disegno, è la stessa roba, questi sono quei nucleotidi. Ecco che a un certo punto, vi ho detto, il DNA si replica, quindi una funzione del DNA è replicarsi quando la cellula si deve dividere, ma l'altra funzione del DNA è quella di codificare per cose, proprio di lavorare e produrre le proteine delle nostre cellule, senza le quali ovviamente non vivremmo. E cosa succede quindi? Vedete che questo DNA, immaginate, non so, dal nucleotide 1500 al nucleotide 10721 del mio cromosoma 12, lì c'è il gene, per esempio, che produce la proteina emoglobina. E, puoi andare indietro, scusa, un secondo, Giulio? E come si produce la proteina? È come se il gene facesse da stampo per trasformare la sequenza di lettere, quindi la sequenza, una sequenza A, C, C, T, G, immaginatela lunga 10.000 paia di basi, quella lì è esattamente quella, viene trasformata in aminoacidi, viene trasformata in proteina. Come viene trasformata in proteina? Beh, immaginate che A3A3, quindi quelle lettere, codificano per un aminoacido, e gli aminoacidi sono i mattoni delle proteine. Ma sto facendo un po' difficile, mi sa. Mi state seguendo? Okay, anch'io sto facendo un esperimento, non è mica facile spiegare queste cose qua. Così. Ok, quindi quei fili, quelle lettere, si dividono e fanno quell'elica, eccetera, ma quei 7 metri hanno un'informazione preziosissima, che
che è quella di codificare per proteine, hanno delle funzioni, lavorano, ok? E il lavoro consiste nel fatto che una certa sequenza di quelle lettere codifica per dei geni. E cosa vuol dire codifica per dei geni? E vuol dire che appunto a 3, perché le lettere producono proteine, aminoacidi a 3, quindi magari ACG può produrre, non so, l'aminoacido alanina, oppure la serina, oppure, e vedete che sono messe in catene ed è solo quella specifica sequenza, adesso io qui non la vedo, GCA potrebbe fare, è specifica, quindi la sequenza GCA fa alanina. Quando sul DNA c'è la sequenza CGA e si deve, e il DNA sta trasformandosi in proteina, quindi quella porzione genica, allora vuol dire che quei tre diventano alanina, poi successiva, qui di seguito ci sono queste altre, facciamo che sia CCT, diventa cisteina, treonina, serina, ed ecco che questi blocchi, ciascuno di questi aminoacidi, poi appunto, vedete che sono anche loro incatenati e sono le proteine, insomma sto DNA contiene l'informazione genica per fare le proteine, ne vedete qui. Queste sono, abbiamo decine di migliaia di proteine fatte dal nostro DNA. E quanti sono i geni? Probabilmente arriva dopo questa informazione, ma quanti sono? Quindi noi in questo DNA lungo 7 metri, pensate che, no, di queste lettere lunghissime, solo il 10% produce i geni che fanno le proteine che, no, ci rendono tali, ci rendono quello che siamo, solo il 10% di quella roba lunghissima, quei 5 milioni di giri di DNA intorno alla Terra, solo il 10% di loro, di quelle sequenze, sono geni, cioè sono un gene, no, è una sequenza di lettere che codifica per una proteina, il 10% fanno geni. Cosa fa il resto, il 90%? Noi l'abbiamo sempre chiamato DNA spazzatura. No, semplicemente quando non sappiamo cosa fa, che cosa, diciamo non è importante. In realtà adesso stiamo cominciando a capire che nell'altra, nel 90% di DNA che non codifica per geni, beh, lì ci sono dentro tutte le sequenze regolatorie, quelle che regolano le funzioni dei geni, o intanto in buona parte di quel 90% ci sono delle lettere che fanno sì che, per esempio, si faccia un livello giusto di cheratina nella mia pelle piuttosto che collagene, o che questo livello sia fluttuante, o che cambi durante l'esposizione al sole, no? Perché non è che, no, cioè non può essere così fissa, no? C'è il gene, si fa la proteina costantemente, no? E poi tra l'altro immaginatevi che in questo 90% ci saranno anche sequenze o comunque informazioni che impediranno al mio DNA, ai geni per esempio importanti per la funzione neuronale, di funzionare nella pelle, no? Perché se ho detto che il DNA è uguale in tutte le mie cellule, ma non è che sì, è uguale, ma in alcune cellule saranno attive, per esempio della pelle, saranno attive le proteine che fanno pelle. Nel mio cervello vorrei che non fossero nelle cellule del mio cervello attive le proteine che fanno pelle, vorrei che fossero attive, intanto sì, succede, ma vorrei che fossero attive ovviamente proteine che mi fanno funzionare bene i neuroni, no? Quindi vuol dire che quel DNA lì, che è uguale in tutte le cellule, vedete, è in alcune cellule ha alcuni geni accesi e gli altri spenti, in altre cellule invece succede il contrario. Quindi questa, no, queste proteine non sono tutte che vengono fatte dai 30.000 geni, no? Quindi c'è il gene per la cheratina, il gene per il collagene, il gene per la distrofina, ma queste sono accese e regolate in funzione del tessuto, e ma persino del ritmo giornaliero, cioè adesso è buio, quindi si spegneranno alcuni geni, funziona così. Proviamo ad andare avanti, vediamo se non la faccio troppo complicata. Io vi ho detto che noi abbiamo 46 cromosomi, no, ricordate sempre la stessa roba, sto dicendo, sono i 46 fili di DNA, sono quei nucleotidi, quei fili che fanno i geni, poi le proteine, eccetera.
ma proviamo a capire un po' meglio, perché io vi ho detto abbiamo due coppie per ogni, sono coppie di cromosomi, no? Quindi ho cromosoma mio 12, ne ho due copie, 11, così per tutti, no? E se lungo questo cromosoma ci sono i geni, no? Che, e poi se vado ancora più nel piccolo, i geni sono fatti di quei nucleotidi, è sempre la stessa storia, eh? Se vado un po' a guardare, questo è il cromosoma di mia mamma, supponiamo, questo è quello che mi arriva dal papà, e beh, più o meno nella stessa posizione, direi, ci sono gli stessi geni, no? Di qua e di là. Beh, insomma, noi siamo specie umana perché quei 30.000 geni ci fanno gli occhi così, ci fanno, no, io non ho la coda, non sono pelosa, no? Eccetera, no? Perché insomma abbiamo questi geni tutti uguali. E perché io ho gli occhi marroni e non ce li ho azzurri, no? E perché sono bassa? Aspetta, torna indietro. Perché sono bassa e non sono altissima, no? Insomma, ci sono dei geni chiaramente, no? Che in questi cromosomi, quindi stando in specifici cromosomi, e per tanti di loro sappiamo dove stanno, ci sono geni che definiscono il colore dei miei occhi, la mia statura, e molte altre funzioni, non so, la dimensione del mio fegato, cioè, potete immaginare, no? Cioè, andando fino al piccolo, no? E io però ho un cromosoma dalla mamma e uno dal papà, quale dei due comanda? Comandano tutti e due, no? Perché immaginate una serie di geni, immaginate che quello è il gene del colore degli occhi. E se quello è il gene del colore degli occhi, beh, ovviamente mia mamma ha gli occhi, mio papà ha gli occhi, quindi quei geni fanno occhi, fanno colore degli occhi. E in me qual è il gene che comanda? Beh, vi ho messo qua di fianco questi due grattacieli, no? Perché dovete immaginare a questi cromosomi, a questi geni, come se fossero questi grattacieli, e là sopra, al quart'ultimo piano, proprio in un punto specifico, no? Quindi i geni non stanno sparsi, il gene degli occhi sta lì, ok? Lo sappiamo? E immaginate appunto, questo è il grattacieli, questi sono i grattacieli, e al quart'ultimo piano abitano Mario e Giovanni, e quindi insomma è facile intuire che insomma, ovviamente il grattacieli sono i cromosomi, gli inquilini sono i geni. Mario e Giovanni sono diversi, ma fanno lo stesso lavoro. Immaginatelo qui. Mario e Giovanni sono diversi, uno mi arriva dalla mamma e l'altro arriva dal papà, ma fanno lo stesso lavoro, fanno il colore degli occhi. E allora uno dei due dominerà. E in funzione, vedete che uno è scritto E grande e l'altro è scritto E piccolo. Quindi uno dei due domina. E quello che succede nella prossima... E quello che succede è che si possono avere diverse combinazioni, no? A seconda di quel gene, perché il gene è quello lì, ma possono esserci delle piccole varianti di piccole lettere, di una di quelle lettere, che fanno sì, non cambiano la funzione, quindi Mario e Giovanni fanno lo stesso lavoro, fanno la stessa funzione, ma magari con una piccola variante Giovanni è più veloce, oppure Giovanni non so, ha una capacità migliore non so, a disegnare. E quindi immaginatelo negli occhi, c'è questo gene del colore degli occhi, era stato identificato un po' di anni fa, stesso gene, per forza, OCA2, diverse varianti, quindi immaginate che a seconda delle varianti, una dalla mamma e l'altra dal papà, uno dei due domina e ecco che avete il colore degli occhi. Questo tra l'altro l'OCA2 era associato al colore degli occhi azzurri. Quindi insomma proviamo un attimo adesso a rivedere queste informazioni. Quindi insomma abbiamo capito che c'è un'immensità nelle nostre cellule, che sta in quel piccolissimo nucleo, e che quell'immensità si chiama DNA, è quello che si replica ed è quello anche che funziona, no? Mario e Giovanni, e ci sono i cromosomi che arrivano dalla mamma, quelli del papà, chi comanda dei due, o possono anche comandare tutti e due contemporaneamente, quindi allora ci sarà
una situazione intermedia. E quando dico chi comanda mi riferisco a quei geni, no? Perché sono quei geni che fanno le proteine, quindi, ed è quel 10% importantissimo che noi abbiamo studiato tantissimo, perché ovviamente delle anomalie in quei geni, cioè se ci sono delle varianti patologiche, non la variante del colore degli occhi, quella non fa patologia, ma ci possono essere delle delezioni, cioè ci può essere un pezzo di questo DNA da qui fino a lì che si taglia, sparisce, basta, il gene non funziona più, succede una malattia. Quindi insomma noi vogliamo studiare tantissimo quei 30.000 geni, ma insomma ci siamo accorti che quello che chiamavamo DNA spazzatura merita la stessa attenzione, perché assolutamente spazzatura non è. E allora se andiamo avanti, insomma, è tutto qua, no? Tutta la vita sulla Terra è basata sul DNA, e studiare il DNA ha provato senza ombra di dubbio che tutte le specie viventi sono imparentate tra loro. Studiare il DNA permette di ricostruire anche la storia dell'evoluzione della vita sulla Terra, e studiare l'evoluzione della vita significa studiare la nostra storia. Insomma, questo DNA ci porta ovunque, ci fa fare anche confronti con le altre specie, perché insomma vi ho detto, no, tutte le specie viventi hanno il DNA, i sassi no, non hanno il DNA, ma ogni altra specie sì. Ad esempio, se ci confrontiamo con il topolino, insomma, noi vorremmo essere un po' diversi. Beh, di fatto lo siamo, perché abbiamo, no, quei 30.000 geni si assomigliano solo all'85%. Vuol dire che se vado a vedere le lettere, no, del gene importante per le sinapsi, no, funzione cognitiva, sarà uguale a quello del topo solo all'85%. In genere è così. E comunque il topo c'ha un genoma che insomma è abbastanza uguale al nostro, come grandezza, scusate, e anche come numero di geni. Invece appunto ci sono altre specie che hanno un genoma assolutamente diverso. C'era il gene del pesce, c'era il pesce palla prima qui, che ha insomma c'è molto, molto più DNA spazzatura, quindi l'avevo messo, poi l'ho tolto perché insomma ci dà. Però insomma vedete, in questo caso che non mi ricordo, Giulio, cos'è questo? Cosa? Ah, la pulce d'acqua, è vero, sì. Come ho fatto a non ricordarlo? 60% di omologia, il numero di geni è diverso, il genoma, vedete, quello è il rapporto, insomma siamo dai, però almeno diversi dalle banane, e la somiglianza è 50%, però anche loro hanno un 30.000 geni, però dai, hanno almeno molto meno DNA, vedete il loro genoma è molto più piccolo, è solo 1 milione di circonferenze della Terra. E insomma, se pensiamo a questo DNA, è proprio, insomma, siamo immersi nel DNA, la Terra è piena di DNA, quello che mangiamo è DNA, no, mi ricordo, l'ho messa questa perché insomma a un certo punto negli Stati Uniti c'è stata questa richiesta da parte di un nutrito gruppo di cittadini per specificare tutti gli elementi che contengono DNA. Questa cosa pericolosissima che ci mangiamo con grande gusto, beh, ovviamente la carne contiene DNA, così la cipolla, così il pane azimo, insomma ci mangiamo un bel po' di etti di DNA ogni pasto, è buonissimo, e insomma non c'è da aver paura, è un nostro amico, e insomma tenete presente che è anche quello che ci rende unici. Proviamo a entrare un po' di più nella sua storia. Ok, questo è quello che abbiamo in corpo, ma spiegateci un po' come fate a studiarlo, no? Perché sì, io adesso vedo queste lettere qui, ma come fate a leggerlo? Lasciamo perdere la cosa di prendere quel filo, no? Come fate a leggerlo, questo DNA? Perché dobbiamo andare al futuro, no? Ma il futuro parte sempre dal passato, quindi qui ci sono 100 anni di strabilianti scoperte. Il DNA, la struttura della doppia elica, ecco che viene scoperta 1953 da Watson e Crick.
E una volta scoperto che insomma davvero allora esiste questa cosa dentro le cellule che viene ereditata, che fa tutto questo lavoro, ecco che comincia il desiderio, la parola è, di sequenziarlo. Sequenziarlo vuol dire metterlo in sequenza, vuol dire sapere esattamente com'è l'allineamento di queste lettere, giusto? Perché voi nel libro che aprite, no, le parole, le frasi sono una dopo l'altra e hanno un senso, ma in questo libro, che è quel piatto di spaghetti dentro il nucleo, no, cioè, qual è la sequenza? No? Cioè, come faccio a leggere il mio DNA? No? Come facciamo a leggere il nostro DNA? Quindi hanno cominciato a interrogarsi Sanger, Frederick Sanger, a dire, ok, come facciamo a sequenziare il DNA? E poi Carrie Mullis, che dà un giro di boa perché trova un modo per, insomma, farlo in un modo incredibile. E pensate che Sanger, quando comincia a pensare di sequenziare il DNA, e insomma, sappiamo che questo DNA è fatto di questi nucleotidi, ma come faccio a sapere che lì c'è la C, poi c'è la A, poi c'è la G? Cioè, perché immaginate, cioè, non lo vedo, non è che c'è, no, non si vede. E allora lui inventa questo metodo meraviglioso, ve lo spiego così, a braccia. No, vi ho detto, è una doppia elica, no? Immaginate questa scala con i pioli. Ecco, immaginate se noi alziamo la temperatura, la scala si denatura. Vi ricordate che tra i nucleotidi c'erano quei legami idrogeno? Non è cemento, sono legami idrogeno, sono labili. Noi, diciamo, possiamo denaturare il DNA semplicemente scaldando la temperatura, aspetta Giulio, scaldando la temperatura della nostra soluzione dove c'è il DNA dentro, i due lati della scala si aprono, questi nucleotidi C da una parte e G dall'altra si staccano perché quei legami idrogeno si rompono. E Sanger cosa dice? Adesso ho le due eliche separate, ma provo ad aggiungere io nucleotidi dall'esterno, li aggiungo io, marcati di modo che la A sia rossa, c'è un fluorescente rosso, la G sia blu, la C sia verde e la T sia gialla. Questi sono i colori. Quindi mettiamo dentro nella reazione i nucleotidi e facciamo partire la reazione, servono degli inneschi particolari. Ed ecco che nella scala da una parte e dall'altra, no? Quindi immaginate, sono eliche, sono fili separati adesso, e la scala qui avrà, perché ce l'ha, è fatta così, ci avrà G, C, T, T. Quando questo lato della scala, no, che è un filo a sé separato, si trova nella miscela con dei nucleotidi liberi, ecco che i nucleotidi si attaccano, il C chi riconoscerà? La G, giusto? Quindi si metterà di fronte alla G. Poi se c'è una A, no, si aggiungerà la T, poi sulla scala c'è un'altra A, si aggiungerà un'altra T, e vedete che si fa un filo complementare. No? E di fatto è lo specchio del filo vero. E siccome il filo complementare è fatto con reagenti che io gli ho messo dentro marcati, e beh, quando c'ho rosso significa che era la A, quando è blu significa che era la G, cioè, immaginate, geniale, no? Questo è Sanger, una fatica incredibile, ok? Perché comunque per sequenziare così uno per volta, ma geniale, cioè, tant'è che insomma ha avuto grande. E poi cosa succede? Aspetta a far partire. Succede che arriva quello dopo e dice, sì, ma qui si fa fatica ad aggiungere, no? Anche perché c'ho solo un filo e poi vabbè c'ho l'altro filo, no? Ma sono solo due, no? Gli devo aggiungere nucleotidi e star lì a aspettare uno per volta, no? E allora ecco che quest'altro ricercatore, 1983, Mullis, inventa questo che noi chiamiamo PCR, che è stata una cosa, no? È una reazione a catena. Beh, insomma, immaginate di amplificare, no, quel filo lì, immaginate invece di averne uno, di averne 5 miliardi. Se voi ne avete 5 miliardi, poi sarà ancora più veloce, no, sequenziare, perché quelle lettere appunto potranno essere aggiunte in grande quantità. Prova un attimo, vediamo se funziona. È tutto un esperimento, eh? Ok, quindi eccola qui di nuovo l'elica, le torsioni. Adesso vogliamo fare la PCR, vogliamo sequenziare. Ecco l'elica. Adesso alziamo la temperatura, va a 95 gradi.
Ecco che si separano i due fili, si sono separati, i legami idrogeno non ci sono più, stanno per conto loro, un filo della catena e dall'altra. Poi si riabbassa la temperatura e si aggiungono degli inneschi. Cosa sono gli inneschi? Sono delle piccole sequenze di DNA che si mettono random ovunque in questi 3 miliardi, in questo filo lunghissimo. Poi gli aggiungo dei nucleotidi, adesso arrivano gli altri, questo è un enzima che comincerà a funzionare, una proteina che comincerà a funzionare. Ecco, gli ho aggiunto i nucleotidi, guarda, no, questo è il secondo filo, ogni puntino è un nucleotide, ma ecco, è una reazione a catena. Io adesso di nuovo avevo alzato la temperatura, quindi ho separato di nuovo le eliche, arrivano di nuovo gli inneschi, guardate quanto se ne forma di questo DNA, alle altri nucleotidi si aggiungono, si forma il DNA complementare, di nuovo, no, alzato la temperatura si sono separati, insomma immaginate questa cosa, questa è la reazione a catena, no, di amplificazione del DNA, e adesso voi non ne avete più un filo solo, ok, di quel DNA, ma ne avete tantissimo. E quindi questo è stato un passo fondamentale per andare avanti, e infatti Sanger e Mullis si mettono insieme, insomma ancora oggi il metodo di Sanger è utilizzato, ma vedete non si parte da un filo, ma si parte da questa amplificazione, queste copie fatte di DNA, di nuovo vengono messe a contatto con le varie nucleotidi fluorescenti, insomma è tutto più veloce, quindi che fatica col metodo di Sanger originale, che gioia con il metodo di Sanger e Mullis dopo. Ok, allora, qui sono gli anni in cui, cioè, guardate che noi stiamo parlando oggi, cioè, immaginatevi questi anni indietro, sono gli anni in cui si comincia a capire che qui c'è qualcosa di fenomenale, che lì dentro c'è tutto, noi dobbiamo leggere. E abbiamo capito che possiamo leggere, no? Il metodo di Sanger, insomma, comincia, era il 1980, poi con l'invenzione della PCR, cominciamo a capire che possiamo dire qual è l'ordine preciso della lettera in un certo punto. È difficile, no, farlo tutto il genoma, non era ancora possibile leggerlo tutto. Col metodo di Sanger, no, noi mettevamo quegli inneschi e tu leggevi quello che c'è tra gli inneschi, no, attraverso questa amplificazione a catena. Insomma, comincia la percezione che, insomma, oltre a leggere, tu puoi scoprire dei geni implicati con malattie, no? Quindi puoi andare a studiare il DNA per capire cosa va storto, che cosa non va in quel DNA quando ci sono malattie genetiche, no? Malattie genetiche sono, tra virgolette, degli errori nel DNA, no? Magari in quel punto del genoma, del mio genoma, invece di esserci TA c'è TC, errore. Quella tripletta, quei tre nucleotidi non sono più capaci di trasformarsi nel giusto aminoacido, se li compare un aminoacido sbagliato la proteina è sbagliata, e se quella proteina è importante si possono avere problemi, E allora cosa succede? Succede che, insomma, si comincia a capire che studiare il DNA significa scoprire la causa genetica delle malattie ereditarie. Questi sono gli anni 1980, e pensate che la prima malattia, diciamo che la prima malattia, ecco, che ha tratto beneficio da questo modo insistente di andare a guardare il DNA è proprio la malattia che studiamo noi, la corea di Huntington. È una malattia neurologica, muoiono dei neuroni nella corea di Huntington. È un po' come il Parkinson, no? Corea vuol dire danza, anche qui ci sono movimenti, come nel Parkinson, anche il Parkinson è motorio. Corea di Huntington, muoiono alcuni neuroni nel cervello e come conseguenza appunto si sviluppano questi movimenti. La corea di Huntington è una malattia genetica ereditaria e da anni sapevamo questo, cioè sapevamo che questa è una malattia che si tramanda di generazione in generazione. Significa che c'è un gene mutato, e se io posso andare a cercare, a guardare, ovvio che sono gli anni 80, quindi posso guardare poco, come faccio a guardare, non ho strumenti, eccetera,
Però se riesco a trovare ovviamente la causa genetica, insomma posso cercare di capire, no, perché succede e magari curare. E chi fa questo enorme passo? Chi va a puntare il dito, cioè dice dobbiamo trovare il gene che causa la malattia di Huntington? Ed è perso, no? È dentro in quei 30.000 geni, eh? Il gene è in quei 30.000 geni. È Nancy Wexler che punta il dito. Nancy è di famiglia Huntington, la mamma Leonor muore di Huntington. Nancy ha il 50% del rischio di avere il gene malato, anche sua sorella, quindi quando c'è una malattia ereditaria come questa, ogni figlio ha il 50% del rischio di aver ereditato il gene malato. E Nancy a un certo punto, sono gli anni 80, decide che insomma bisogna trovarlo questo gene assolutamente. Nessuno aveva mai cercato un gene prima, dobbiamo metterci in questa ottica. E cosa fa? E mi ricordo che io ero allora un postdoc all'MIT, e mi ricordo che lei venne all'MIT a Boston appunto a parlare, insomma, e poi immaginatevi, era in un audience, quindi stava raccontando, lei poi è neuropsicologa, quindi è diventata neurologa, neuropsicologa, eccetera, e a un certo punto a quest'audience, io ero nell'audience, c'erano ovviamente metà premi Nobel e l'altra metà erano futuri premi Nobel, lei dice a quest'audience, insomma, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo trovare il gene, e dice questa frase, cioè lei racconta, no, e dice, let's go to Venezuela. Dice andiamo in Venezuela. Io mi ricordo che questa frase mi aveva proprio colpito e ammetto che il motivo per cui ho cominciato a studiare Huntington è proprio per il suo carisma e la sua passione, eccetera. Perché Venezuela? Insomma, innanzitutto lei, cioè immaginate anni 80, tu devi trovare un gene, ma non è che ti frughi nelle tasche e lo trovi, no? E poi chi è che sta studiando questa malattia? Nessuno. Ma nessuno anche stava studiando il genoma, no? Cioè non c'era ancora, stavano studiando altro, o pochi. Allora lei va di laboratorio in laboratorio, pensate a questa donna, lei va di laboratorio in laboratorio a parlare ai migliori genetisti al mondo e a dire vieni con me a trovare il gene. Guardate, gli scienziati non sono persone facili, l'ultima cosa che devi dirgli è guarda, quello che stai facendo è una roba che non interessa a nessuno, vieni con me a fare una cosa che invece è più importante. Tutti, insomma, un po' permalosi, un po'. Insomma, lei ci riesce, mette insieme una squadra di super scienziati, 54 ricercatori, 10 paesi, e li porta in Venezuela. Io ero nell'audience e dicevo, ma perché Venezuela? Che cosa? E ovviamente c'è un motivo. E il motivo è che pochi anni prima lei si accorge, legge questo libro che è del 1955 e legge la storia di questo dottore Amerigo Negrette, un giovane medico, insomma, che arriva, no, in Venezuela, si colloca appunto nella zona del lago Maracaibo, e dove ci sono due villaggi, soprattutto uno. E insomma, guardate cosa dice, no? Dice, un paio di giorni dopo il mio arrivo ho visto un ragazzo che barcollava nella strada. È caduto, si è fermato, è caduto ancora. Mi annoiava vedere quel ragazzo ubriaco. Ma il suo amico dice, no dottore, non è ubriaco, è un sanvitero. San Vitero al ballo di San Vito, quindi questo giovane uomo aveva questa malattia neurologica. Il ballo di San Vito è anche l'altro nome, se volete, più colloquiale della corea di Huntington, no? Quindi corea vuol dire danza, quindi ecco, no, San Vitero, il ballo di San Vito. E quindi Nancy legge questo libro e insomma scopre che proprio intorno al lago Maracaibo c'è questo villaggio con 30.000 persone, 10.000 hanno l'Huntington. L'incidenza della malattia in genere è di una persona su 10.000. Noi abbiamo avuto un caso qui a Brugherio di un ragazzo e la mamma Elide, insomma, che vive ancora qui, la ricordo sempre con tanto affetto. Quindi Nancy porta questa squadra vicino al lago Maracaibo perché c'è questo villaggio
con tutte queste persone che evidentemente hanno il difetto genetico, no? Che causa la malattia, 10.000 nella strada, no? si muovono così, e lei li porta lì per trovare il gene, perché quando le malattie sono rare tu hai bisogno di una grossa genealogia, no? Purtroppo se la malattia è super super rara, cioè una persona al mondo con quella malattia genetica, è difficilissimo trovare il gene. Invece lì c'è una genealogia, pensate che la genealogia, quindi eccola qua la genealogia, pensate che il fondatore è una donna che ha vissuto lì 200 anni fa, si chiama Maria Concepción. Questa donna aveva la mutazione che adesso, che poi è stata scoperta, questo è l'albero genealogico. Questa è la donna, evidentemente ha avuto due mariti, quindi questa è la progenie di questa generazione, questa è la progenie di quest'altro matrimonio. E vedete il pallino nero, che sia tondo o quadrato, indica la malattia nel maschio o nella femmina. Quindi pensate questa donna, Maria Concepción, che è stata l'iniziatrice, appunto, si pensa, di questa grossissima genealogia. Lei ha adesso 18.000 discendenti, e quando dico agli studenti non sono figli, sono discendenti, no? Sono appunto questa genealogia. E quindi immaginate, ecco, questa squadra che con Nancy va sul lago Maracaibo e si trova davanti a questa situazione, insomma, di questi villaggi, poi ho visto anche i filmati su Palafitte, sotto i coccodrilli, eccetera, e su una palafitta magari c'è una famiglia di 20 persone e 9 o 10 che si muovono così. Quindi è chiaro che hanno cercato di dare anche sostegno e supporto, ovviamente queste persone sono sempre state lasciate abbandonate a se stesse, perché insomma poi c'è anche qualche idea che fossero persone indemoniate, no, c'è un difetto biologico, c'è un problema genetico. Insomma, diciamo così, mappano, no, le persone che hanno la malattia, vedete, quindi vedete che stabiliscono i rapporti di relazione, eccetera, e chiedono a queste persone, quindi si conquistano la fiducia dei locali. Un'altra cosa che mi viene sempre in mente, insomma, nel frattempo il Venezuela e gli Stati Uniti si sparavano un po' di bombe, no? La scienza unisce, loro vanno lì, si fanno dare il sangue, da queste migliaia. E come fai a trovare? Adesso c'è il sangue, sono 1980, dal sangue estrai il DNA, giusto? Perché il DNA è in tutte le nostre cellule. Estrai il DNA, e come fai? Si avvicina Giulio, non so se faccio l'esperimento, ho paura. Aspetta, stai lì Giulio, perché mi metti ansia. Allora, vediamo, devo fare in un modo semplice, perché insomma, sto anche andando un po' per le lunghe. Ditemi se siete stanchi, Allora, è questa la cosa fenomenale della scienza. Non è il risultato, ma è come gli è venuta quell'idea. Ma come gli è venuta l'idea di fare esattamente questo esperimento per andare a scoprire il gene che causa, che è associato a quei pallini neri, no? Perché dov'è? Cioè tu tiri va bene, puoi tirar fuori il DNA. Non c'era il modo di vedere i figli, Però il DNA lo tiri fuori. Immaginate di avere il DNA di tutte quelle persone, ciascuno in una provetta. E dov'è il gene malato? Ma come fai? Mi viene sempre da dire come fai, vai alla prossima, ma come fai ad osare tanto, ad andare in Venezuela per trovare il gene? No, nel 1980, come fai? Che idea si sono fatti venire? Guardate che l'idea è micidiale. Allora, l'idea è questa, bisogna trovare quel gene, bisogna trovare la variazione. E allora cosa pensano? Vediamo se riesco a dirla così. Questo è il pensiero. David Hausman, gli viene in mente di provare a tagliare il DNA. Quanti sono i 5 milioni di giri intorno alla Terra? Ma sta in una provetta, Quindi immaginate di avere lì le 18.000 provette, di cui 10.000 hanno la mutazione, gli altri 8.000 no, sono separate, ce li hai lì, no? E cosa dice David Hausman? Proviamo a tagliare il DNA che sta in ciascuna provetta. Come tagli il DNA? Si taglia il DNA,
vado coi punti di piedi perché non so se ho la lucidità mentale per far riuscire l'esperimento. Allora, il DNA si taglia con degli enzimi di restrizione. Immaginate che siano delle forbici, quindi qui Giulio ha fatto la forbice, ok? E gli enzimi di restrizione, immaginatele come se fossero delle forbici, ma sono forbici speciali. Gli enzimi di restrizione arrivano dai batteri, perché i batteri non gli piace essere invaso da invasori, e quando entra un invasore nel battere è pieno di enzimi il battere, di tanti tipi diversi, che tagliuzzano il DNA dell'invasore e lo fa fuori. Questa è l'idea geniale. Allora lui dice, isoliamo gli enzimi, e sono stati isolati. 1980 quanti erano? Mi ricordo? Due. C'erano due enzimi. Adesso noi ne abbiamo 10.000 come strumenti per tagliare il DNA, noi abbiamo 10.000 enzimi. Nel 1980 ce n'erano solo due di enzimi di restrizione. Immaginate che questi enzimi siano delle forbici, ma sono delle forbici selettive che riconoscono, per esempio, guardatelo qua, questo tratto di DNA, lo vedete che è uguale, AAGCTT. Questo enzima di restrizione, questa proteina, è un enzima di restrizione dei batteri che io ho in laboratorio, se lo metto dentro ciascuna delle 18.000 provette, questo enzima comincia a fare il suo lavoro, dove trova un omo, dove trova la sequenza che riconosce, vedete che è qua, e poi mi sembra che me l'hanno messa qua, lo taglia. Ok? Quindi l'enzima, ne avevano solo due di enzimi e hanno tagliato, guardate, hanno avuto una fortuna sfacciata, hanno tagliato questo DNA e questo DNA si è spezzettato, no? In tanti frammenti. E immaginate questo filo 5 milioni, quindi immaginate l'ha tagliato qui, chissà quante altre volte, no? Quindi immaginate che in un po' di provette si è tagliato e poi cosa... E poi ovviamente hanno anche le provette con dentro il DNA delle persone malate. E cosa succede? Insomma, la fortuna incredibile, vediamo Giulio, prova un po' a venire qua. La fortuna incredibile è che oltre hanno tagliato il DNA dei soggetti sani e facevano un taglio qui e un taglio là. Nei soggetti malati l'enzima di restrizione ha trovato un taglio in più, ok? Quindi vieni qua vicino perché dovrebbe essere questa la sequenza. Vedete che se questo qui è il DNA del sano, ecco una roba così, vedete che non trova l'omolo, quindi qui non taglia niente, ma qui lo taglia, aspetta, dov'è che è? Così, qui lo taglia. Tagliare vuol dire proprio tagliare fisicamente. E allora immaginatevi che adesso il DNA del soggetto sano ha due tagli in questo pezzo qua, ma il DNA del soggetto malato ne ha tre, giusto? Allora già c'è una differenza, no? Però loro non sanno chi, no? Cioè loro non sono ancora alla cieca. Quindi allora usano i due enzimi di restrizione e uno dei due produce questi frammenti di taglio e poi, questo è un po' difficile da fare, usano vediamo se riesco, stai nel background, vediamo perché mi fa un po' paura, vediamo se riesco. In quella provetta lì, oltre all'enzima di restrizione, gli mettono dentro una sonda. Cos'è una sonda? È un altro pezzettino di DNA che altri colleghi nel mondo, per i fatti loro, no? Loro stanno studiando altre cose, era 1980, non c'era il progetto Genoma, e avevano identificato quelle sonde, le avevano identificato quei pezzettini di DNA e avevano fisicamente quei pezzettini di DNA lì, ecco, no? E ne avevano 8, ne esistevano, immaginate che fisicamente in laboratorio qualcuno aveva a disposizione 8 sonde che poteva, perché c'è il palloncino? Perché questa è una sonda, perché immaginate che sia marcata radioattivamente, immaginate di mettere questa sonda, ce n'erano solo 8, due enzimi per tagliare e 8 sonde. Adesso di sonde ne abbiamo miliardi perché il genoma lo conosciamo tutto, no? Quindi 8 pezzettini, come se fosse appunto il pezzettino, così, questo pezzettino piccolo. Immaginate di cacciarlo dentro, grazie Giulio, immaginate di metterlo dentro nelle provette e cosa succede?
Quello che succede è che questa sonda si lega, c'era un altro passo, questa sonda si lega al suo, riconosce il suo omologo, giusto? Però attenzione che questo DNA, bravo, questo DNA, ed è radioattiva, quindi l'ha riconosciuto, si è legato, immaginate che si è legato, ma vi ricordate che il DNA sano era costituito, era stato tagliato due volte, il DNA malato era stato tagliato tre volte. E allora questa sonda riconoscerà, giusto? Adesso aspetta che sono un attimo in crisi, riconoscerà dei frammenti diversi al taglio con gli enzimi di restrizione a seconda che il DNA sia sano o malato, perché da una parte ce ne hai due qua, no? se poi vado a separare i vari frammenti, io posso farlo, no? In laboratorio, da una parte vedrò solo due frammenti perché aveva tagliato solo due volte, invece dall'altro la sonda mi riconosce tre frammenti. E cosa si accorgono? Si accorgono che tutte le persone che si muovevano, quindi tutte le persone che hanno il gene malato, tutte avevano quel taglio in più da parte di quella coppia enzima di restrizione sonda, questa qui. Perché vi ho detto c'erano due enzimi disponibili e otto sonde. Io ogni volta penso è come costruire la Milano, Reggio Calabria con la paletta e il secchiello, no? Cioè, perché tu stai cercando quella roba, no? Stai cercando di fare una fatica immensa. E questa sonda appunto ti dice, guarda, ogni volta che taglio il DNA con quell'enzima di restrizione e uso questa sonda radioattiva, io vedo questo diverso pattern di frammentazione dell'enzima a seconda che il soggetto sia sano o malato. Quindi da una parte tre frammenti, dall'altra due. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il punto dove ha tagliato l'enzima e che è discriminato dalla sonda, no? Due o tre frammenti, quel punto lì, quella sequenza lì, quelle lettere lì, stanno molto vicino al gene vero della malattia. Perché se fosse lontano, alle generazioni successive, quindi nelle generazioni successive, la cosegregazione, cioè quindi se fosse lontano, alle generazioni successive, il rischio, devo aggiungere un termine, con il crossing over, no? Quindi con la miscela dei DNA tra loro, mettiamolo così, insomma, il rischio è che venga perso, insomma, morale, è difficile da dire, ma quello che hanno scoperto con quei due enzimi e con quelle otto sonde è semplicemente un punto del DNA, una sequenza di DNA, che cosegrega sempre con la malattia. Vuol dire che in quel 3 miliardi e 200 milioni di lettere sono andati a identificare, appunto tagliate con l'enzima di restrizione, quelle lettere ACTT, non mi ricordo quali erano, che tagliate con l'enzima generano frammenti che cosegregano sempre con la malattia. Vuol dire che il gene è lì vicino. Ogni persona che si muove ha questo frammento in più di taglio, no, da questa coppia sonda. Questa è stata veramente dura, non credo che sia un esperimento riuscito, ma vai, ecco, questo è questo nome assurdo, no? Quindi per la prima volta si legge il DNA, cioè per la prima volta, siccome sapevamo dove, che lettere riconosceva l'enzima e dove andava a leggere la sonda, per la prima volta, questa è la prima volta, si legge il DNA e si scopre appunto, è come aver messo una bandierina lungo quell'immenso DNA e quella bandierina, il gene è lì vicino. Poi sapete quanto ci ha messo, vai, per trovare il gene veramente, ci ha messo altri 10 anni e finalmente, quindi quella era solo una bandierina, era solo per dire
il gene sta qui nell'intorno, e dopo altri 10 anni scoprono il gene. Di fatto il gene, la bandierina, immaginatela che, ecco, era in piazza Brugherio, cioè, queste sono le distanze, no, no, ma non era a Roma, no, non era a Napoli, no, quindi era lì vicino la bandierina, e appunto ha permesso di localizzare il gene. Il gene che causa la malattia è questo, sta in un punto specifico del genoma, e appunto... E qui vediamo anche, vedete di nuovo quelle lettere ATTC, quindi questo è il gene sano, questo è il gene malato, e cosa scoprono? Vedete, scoprono a cosa è dovuta la malattia, è dovuta a queste troppe lettere, quindi immaginate in quella sequenza lì, è come se questo fosse il gene, se a un certo punto la sequenza, le lettere ordinate CAG, invece di essere ripetute sotto le 35 volte, quindi CAG, sotto le 35, nella malattia viene ripetuta sopra le 35, ok? Quindi noi tutti che siamo sani per questo gene, nel gene, lo chiamiamo Huntington, abbiamo un numero di CAG sotto le 35 ripetizioni. Le persone malate sopra le 36, averne troppe di CAG, come se il gene balbettasse, è ovvio che viene fuori una proteina che non funziona bene, e quindi qui ci sono tanti problemi. È ovvio che se tu vuoi studiare la malattia devi studiare, no, perché è scatenata da questo, di studiare appunto il gene malato, questo è quello che facciamo in laboratorio. Ma vi voglio far vedere una cosa, no, sempre per studiare, cioè noi vogliamo anche capire da dove arriva il gene sano, no? Che ce l'abbiamo, guarda, ce l'abbiamo tutti, il gene sano, tutto questo DNA sta nelle nostre cellule, e c'è anche questo gene sano con questi CAG. E da dove arriva questo CAG? Insomma, noi scopriamo, mi sa che salterò un po' di diapositive, vai alla, non fare il filmato, vai, ok? Noi scopriamo che il gene sano, quello che noi abbiamo in corpo, con un numero di ripetizioni sotto le 35 unità, CAG sotto le 35, nasce 800 milioni di anni fa. Okay, quindi il gene che io ho in corpo è nato 800 milioni di anni fa, è nato in questa specie, si chiama Dictyostelium discoideum, è la prima specie pluricellulare che compare sulla Terra, nasce il gene Huntington, pensate che nasce senza CAG, quindi noi diciamo che nasce innocente, quindi insomma, noi vogliamo sapere, no? Cioè, stiamo cercando di capire questo gene, adesso che ce l'abbiamo vogliamo capire perché si ammala e perché ce l'abbiamo. Ebbene, vai alla prossima. Noi vogliamo sapere se il gene è nato 800 milioni di anni fa, adesso che possiamo leggere i geni di tutte le specie, vedete, ce l'ha anche il Dictyostelium, questo gene, ovviamente c'ha il DNA anche il Dictyostelium. Noi vogliamo sapere, questo gene che nasce senza CAG, com'è che arriva a me con un numero di CAG sotto le 35 ripetizioni? Io ho detto, noi abbiamo tutti questo gene, abbiamo tutti questi CAG nel gene, sotto le 35 siamo variabili. Io posso averne 15, la signora può averne 20, Pasquale può averne 32, sotto le 35 ripetizioni siamo tutti sani. Vedete, siamo tra 9 e 35, variabili qua dentro. E la domanda è, beh, ma quel CAG che poi se diventa troppo causa la malattia, ma perché mi arriva? Cioè, se è così pericoloso, no? Perché può scatenare la malattia. E quello che scopriamo è una cosa incredibile, insomma scopriamo che questo gene, che questi CAG esistono per una buona ragione, compaiono per la prima volta, questi sono i due rami evolutivi, di qui ci sono gli insetti, di qui ci sono i deuterostomi, noi apparteniamo al ramo evolutivo dei deuterostomi. E vedete che i CAG prima non c'erano, poi compaiono nel riccio di mare, che è la prima specie ad avere un anello di sistema nervoso primitivo. Il Dictyostelium non ha sistema nervoso e non ha CAG. Il riccio di mare ne ha due, l'anfiosso ne ha due, si riarrangia le lettere che stanno intorno. Il pesciolino ne ha 4, il topo ne ha 7, il ratto ne ha 8, la pecora ne ha 10, il cane ne ha 11, l'elefante 12, le scimmie circa 15. E vedete, noi siamo variabili, quindi vedete questo CAG, adesso che possiamo leggere, possiamo anche capire, no?
Questo CAG ha una storia evolutiva fortissima, no? Perché è nato e poi via via si è allungato, e gli evoluzionisti ti dicono che queste le chiamano mutazioni dinamiche. Mutazioni perché all'inizio, l'evoluzione si è preso il gioco del riccio di mare, ha fatto un esperimento, gli ha buttato, fa continuamente anche col nostro DNA, gli butta dentro due CAG, stanno nello stesso punto del DNA del gene in cui è il CAG nostro, quel punto lì, gliene ha messi due, e probabilmente hanno dato un vantaggio. Questa è la prima specie con un anello di sistema nervoso, qui diventa ancora più evoluto il sistema nervoso, probabilmente ha dato un vantaggio, non solo è rimasto, ma addirittura si è allungato, di là vedete che non ci sono, questa saltala, dall'altro ramo vedete che non ci sono i CAG, guardate che stiamo parlando di un gene su quei 30.000, pensate quanta storia sta venendo fuori, è il gene che causa la malattia, è il gene che abbiamo in corpo, è il gene che ci arriva da 800 milioni di anni e che via via ha accumulato CAG, probabilmente per una buona ragione. Questa è la buona ragione. Pensate che io avevo studiato che siamo variabili tra 9 e 35, non è vero, nessuno di noi è 9, nessuno è 10, nessuno è 11, siamo tutti spinti verso più CAG nel gene. L'evoluzione sta ancora spingendo, al punto che noi siamo qui, magari 100 persone, 5 di noi hanno un CAG sempre nel range sano, ma altissimo, tra 27 e 35. Magari queste sono le persone con il sistema nervoso più funzionale, sono le più simpatiche, sono le più empatiche, sono le più intelligenti, non lo so, no? Perché pensate che chi di noi, quelle persone di noi che hanno più CAG nel range sano, pensate che sono anche quelle che hanno più materia grigia. Quindi pensate, vedete che quelle lettere stanno dicendo qualcosa? Cioè quelle lettere, quel DNA, quelle C, quelle... Avere tante di queste lettere, insomma, è qualcosa che l'evoluzione ha voluto, avere tante di quelle lettere oggi, forse può volere dire qualcosa, ma allora i malati che di quei CAG ne hanno purtroppo troppi, una volta uno di loro mi ha detto, io mi sento l'avamposto dell'evoluzione, ma è interessante come concetto. Pensate se invece di essere una malattia l'Huntington sia il tentativo oggi non ottimale dell'evoluzione di creare il sistema nervoso, il prossimo sistema nervoso ancora più evoluto con più CAG, quindi continua ad aggiungere. Oggi sopra i 35 i nostri neuroni leggono male quel troppe ripetizioni, la leggono creando malattia, ma magari tra un milione di anni il cervello sarà ancora più evoluto e noi avremo ancora più CAG. E questa è la domanda che ho fatto a una collega neurologa negli Stati Uniti, ma può essere che quelle persone che hanno il CAG allungato e svilupperanno la malattia quando purtroppo hanno magari 35, 45, 50 anni, non è che nella fase precoce di vita magari hanno dei vantaggi da quelli troppi CAG? Insomma, questa è la sua risposta. Alcuni studi suggeriscono di fatto, e pubblicherà questi dati, che questi giovanissimi che hanno troppi di quei CAG e svilupperanno la malattia quando raggiungeranno i 40, 50 o speriamo magari 60 anni più avanti, insomma, hanno sicuramente dei benefici. Pensate, adesso qui devo tagliare perché io sto andando veramente, ho detto che era un esperimento, leggere il genoma, questo è stato un esempio, è stato il primo esempio. Quell'acronimo assurdo, RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, no? Che è la storia della forbice e della sonda, no? Il polimorfismo, la variazione della lunghezza dei frammenti dopo taglio con enzima e riconoscimento da sonda, è stato l'apripista del progetto genoma umano. Vai avanti, progetto genoma umano che comincia nel 1990, ci si mette insieme, no? Perché a questo punto, visto che queste lettere dicono così tante cose, visto che i metodi sono migliorati, insomma, parte l'iniziativa di sequenziarle tutte, cioè di leggerle proprio tutte, finalmente quel libro sarà decodificato. Dura 11 anni, vedete, appunto, quella è
la conferenza stampa dichiarazione di chiusura, il primo genoma umano sequenziato viene pubblicato prossima su Nature nel 2000, guardate, 16 paesi, 11 anni, 3 miliardi di dollari per sequenziare un genoma. Questo è il genoma di riferimento, una persona presa a caso si è sequenziato tutto il suo genoma ed è stata una palestra incredibile. E noi adesso vogliamo andare più veloci anche con le slide. Vai. Sì, posso leggere tutto, questa era bellissima, sì che posso leggerlo. Ma vogliamo leggerlo ancora più veloce, mica possiamo metterci 11 anni per leggere un genoma, quindi qui è stato, guardate come, insomma, cioè è stato proprio un escalation incredibile. 13 anni erano 11-13 anni, no? E 3 miliardi di dollari. Qui Watson decide di sequenziare il suo DNA, ci mette 2 mesi, 2 milioni di dollari, oggi, un giorno, 1.500 dollari. E perché vogliamo leggere? Perché? Cioè, quindi voi potete immaginare che insomma questa cosa tra 3 anni costerà 50 euro. E dobbiamo prepararci a capire cosa significa. Vai avanti, saltale pure questa mi piace. E quindi noi dobbiamo, cioè, perché sequenziare il nostro genoma? Perché noi di quei 3 miliardi e 200 milioni di lettere che abbiamo, quelle ACE sono 3 miliardi, pensate, vai alla prossima, schiaccia questa, ottimo, noi siamo diversi solo per 3 milioni di posizioni di queste stesse lettere. Cioè, io e lei, signora, abbiamo la stessa sequenza, ma io e lei al nucleotide 15.721 del cromosoma 13, io posso avere una A e lei può avere una T. Ecco, sono sempre quelle 4 lettere, ma io e lei possiamo variare, e così noi possiamo variare e variamo in media per circa 3 milioni di lettere. Ecco, noi vogliamo conoscerle queste lettere, noi vogliamo sequenziare il genoma per capire che cosa ci differenzia, o meglio per capire se quei 3 milioni di lettere che possono essere neutre, quindi la mia A verso la sua T può non avere nessun effetto, oppure può definire la tonalità del colore degli occhi o la statura, oppure, attenzione, noi vogliamo capire queste due. Noi vogliamo capire, cioè, se il fatto che io abbia una A in quel punto del gene mi rende più suscettibile a una malattia, livelli di lipidi più alti, LDL più alte, oppure variare la mia risposta a farmaci. Perché abbiamo risposte diverse a farmaci? Per questo, e qui devo veramente andare, vai avanti, salta, tranquillo, perché qui noi avevamo fatto 450 slide, scherzo, vai avanti ancora, no, devo tutte saltarle queste. Quindi oggi si può, vai avanti piano piano, ma vai avanti, sono belle diapositive che abbiamo fatto fatica a fare, vai, la prossima volta, quando ci troviamo per una settimana, vai avanti ancora. Ecco, questa mi interessa, torna indietro. Pensate che questo era un sequenziatore all'Università di Verona da colleghi nel 2008, no? Questo prende il DNA, tu lo metti dentro, c'è questo metodo, adesso lo chiamiamo di next generation, no? Cioè, quindi è tutto super efficiente, tutto. Ma era quella di adesso. Questo è il sequenziatore che questi colleghi hanno, quindi pensate com'è cambiato, no? In 15 anni. E se lo sono portati, vai, in Tanzania, perché passava una rana e volevano studiare la biodiversità. E allora prendono un po' di saliva della rana, ovviamente ci sono cellule, tirano fuori il DNA, lo sequenziano e scoprono appunto che quella è una tipologia di rana nuova. Quindi, no, pensate, quello era un esempio carino, no, di un sequenziatore ad uso ovviamente minimo, però appunto interessante, prova ad andare avanti per vedere cosa c'è ancora. Ecco, insomma, oggi che cosa possiamo sapere? Prova ad andare avanti, vai ancora, salta queste, salta. Ecco, torna indietro un attimo.
Ecco, vedete, leggere il genoma significa, sequenziare il genoma significa appunto leggere tutte queste varie lettere. Facevo il caso io della signora, no? Io posso avere un A, la signora può avere un T. Questo è un caso interessante. È il caso di una persona proprio che al posto di un CG, quindi perché è sempre una coppia, no? C da una parte, G dall'altra, vedete che ha AT, ok? Questa persona è una persona che se va in ospedale perché ha una trombosi e gli danno questo anticoagulante, la varfarina, questa persona può correre rischi di emorragia, perché quella variante, cioè il fatto che invece di quella lettera ne abbia un'altra, rende questa persona un lento metabolizzatore della varfarina, perché quella lettera sta in un gene, ovviamente sta tutto in gene o nei dintorni, che è implicato nel metabolismo dei farmaci, in particolare nel metabolismo della varfarina. Allora, se questa persona a questa persona viene data la dose normale di varfarina, questa persona avrà un'emorragia. Quindi voi immaginate, salta le prossime, vai avanti, qua, mi piace quella dopo, la carta d'identità. Immaginate di andare in giro tra 5 anni con la vostra carta d'identità e oltre alla carta d'identità ci sarà quel filo di lettere, perché se vogliamo quel filo di lettere può essere sequenziato, noi possiamo conoscerle tutte. Non è una cosa da fare oggi per se stessi, non ancora, è una cosa da fare per far capire, per capire, no, quali sono le lettere che correlano con quale risposta sbagliata ai farmaci, con quale malattia. Quindi prima c'è uno studio di popolazione da fare. Torna indietro un attimo. È questo, quindi noi dobbiamo leggerle contemporaneamente, cioè fare studi di popolazione per trovare quelle varianti rare e capire se correlano a parametri clinici o a risposte da farmaci. Vai avanti, questo è proprio l'ultimo punto. E chi sta sequenziando i genomi umani? No, perché vi ho detto, il progetto Genomani ha sequenziato uno. Oggi sappiamo che possiamo in un giorno sequenziarne uno intero. Prima era uno in 13 anni, uno intero. E allora vorremmo, pensate, sequenziare il genoma di tutti noi qui, potremmo capire chi di noi magari poi ha preso, non so, un farmaco per il colesterolo e ha avuto risultati non positivi. Poi se si fa su una popolazione grande, si vede che tutti quelli che non hanno avuto beneficio da quel farmaco sono quelli che hanno quella lettera variata. Quindi allora si comincia a dire, vuoi vedere che quella lettera è implicata appunto nel tipo di metabolismo a quel farmaco. Quindi cosa vuol dire progetti in corso? Vuol dire chi sta sequenziando, quali paesi hanno avviato, questo è interessante, questa è proprio la fine. Poi c'è una cosa nuova appunto di chi sta sequenziando i genomi? L'Italia no, noi no, noi al momento no, ma altri paesi sì. L'Inghilterra, pensate che il governo inglese ha fatto una company, si chiama Genomics England, il governo inglese, il Ministero della Salute fa una company, una ditta, per sequenziare 100.000 genomi di individui volontari inglesi, perché vogliono trovare quelle varianti rare, quelle 3 milioni di lettere, posizioni di lettere, che specificano quelle risposte a farmaci oppure appunto suscettibilità a malattie. Obama inizia l'anno scorso, loro hanno iniziato 4 anni fa, cioè, e non è una roba facile, perché non è una cosa tecnica sequenziare DNA, cioè fare la sequenza oggi è la cosa banale, no? È di un giorno. Il punto è come interroghi i dati, il punto è come arrivi a correlare quella lettera diversa che io e la signora abbiamo dopo aver analizzato, con quale fenotipo, con quale aspetto clinico, come fai? Quindi questa è la sfida. Obama avvia lo scorso anno, a gennaio, questa iniziativa per sequenziare 1 milione di genomi. E Obama inizia con questo, ricordando quello che è successo col progetto Genoma Umano, quello dei 13 anni di studio, dice ogni dollaro investito nel progetto Genoma Umano si è moltiplicato per 140, perché non è conoscenza significa ricaduta ovviamente sul sistema sanitario.
In Inghilterra invece fanno il paragone, no, lo studio dei genomi lo paragonano alla creazione della rete ferroviaria, alle ricadute industriali in Gran Bretagna degli anni dell'Ottocento, quindi la vedono tutti come una cosa esplosiva. Questi sono gli altri paesi che hanno avviato degli altri progetti appunto per analizzare i loro genomi. Vai avanti, siamo alla fine. E noi siamo consumatori. Noi siamo consumatori di procedure e test genetici prodotti dall'estero. Già oggi, giusto, di quei 3 miliardi e passa, un po' di cose le conosciamo, no? Tant'è che si fanno i test genetici, giusto, neonatali o prenatali, no? Ci sono una serie di test genetici che possiamo, di cui possiamo usufruire, che guardano a pezzettini specifici di quel filo lunghissimo. Con questo progetto invece si vuole guardare all'intero filo di migliaia di persone. Insomma, comunque noi conosciamo, possiamo interrogare il nostro DNA attraverso i test genetici che guardano, per esempio, se il mio CAG nel mio gene Huntington ha troppi di quei CAG, no? Cioè, quindi ci sono dei, ma sono test specifici. Invece l'obiettivo del sequenziare i genomi di una popolazione significa guardarli tutti per confrontare e cercare le posizioni delle lettere che sono rare, quindi uniche. Noi siamo dei consumatori. Ahimè, non va tanto bene la storia della genetica medica in Italia, insomma, ci sono dei grossi problemi. Insomma, noi non possiamo stare a guardare. È successo qualcosa settimana scorsa. Insomma, speriamo davvero che vada a buon fine. Questo è il tentativo di avere un progetto Genomi Italia. È passato al Senato settimana scorsa. L'obiettivo di nuovo è un progetto guidato dal Ministero della Salute, quindi un progetto pubblico per sequenziare magari 10.000, facciamone 10.000 di genomi italiani, ma anche per far palestra, no? Per capire noi di nostra, no, iniziativa cosa vuol dire quell'informazione, perché sennò poi la devi gestire che ti arriva dagli altri. E poi la nostra popolazione italiana, quelle varianti sono uniche, sono un po' speciali nostre, noi non possiamo usare le varianti degli inglesi o non saranno così specifiche, insomma possono crearci problemi. Insomma, passa questo comma 331 in Senato, se passerà anche alla Camera, doterà l'Italia di un fondo chiamato Progetto Genomi Italia per studiare il sequenziamento di migliaia di genomi della popolazione italiana. Ecco qui gli obiettivi. E c'è una cosa che mi rende orgogliosa veramente di questo emendamento, sempre se passa. Vedete, piano nazionale, un fondo con una dotazione finanziaria, sono 5 milioni all'anno per 3 anni, sono 15 milioni. Quello che mi rende orgogliosa di questa cosa è che questo progetto partirà se si trovano dei cofinanziatori. Quindi nell'emendamento ho espressamente scritto che insomma, questa è una chiamata alla società, no? È una chiamata a enti pubblici o semipubblici che vogliano lavorare insieme al Ministero, no? Appunto per preparare la medicina del domani, no? Che è questa medicina di precisione, dove io e lei, signora, appunto, in base alle lettere che avremo insieme alla nostra carta d'identità, potremo andare dal nostro medico, che anche lui si dovrà preparare, e dire quel farmaco appunto a me non va bene, oppure quella dose per me è sbagliata. Le competenze ci sono per farlo. Un progetto genome piccolino è già stato fatto in Sardegna, e vai nella prossima, e la Sardegna è interessante, noi abbiamo queste popolazioni interessanti anche in Veneto, no, da studiare. Pensate che noi abbiamo i longevi, beh, tra l'altro noi siamo la popolazione più longeva la seconda più longeva al mondo, no? Quindi qualcosa magari interessante da studiare l'abbiamo. Noi abbiamo anche una casistica di longevi, iperlongevi, sopra i 103 anni mi sembra, noi ne abbiamo tantissimi. Pensate sequenziare il genoma di quei longevi, no? Che meraviglia appunto può rivelare. Qui l'hanno fatto il progetto per... Pensate che questi colleghi hanno studiato 2.000 volontari sardi. Beh, insomma, la Sardegna è interessante per la sua storia demografica antica, eccetera,
che ha fatto sì che si arricchisse di quelle varianti rare, no? Quelle tre, è molto ricca di quelle varianti rare, quindi sei facilitato nel cercare di correlarle a una espressione di correlazione con suscettibilità a malattie o a farmaci. Giusto? Se ne studiano 2000 e ci sono 3 miliardi e passa di lettere, hanno gestito in questo lavoro 22 miliardi di lettere per capire, hanno trovato 17 milioni di varianti, 76 mila che sono nei sardi, molte sono innocue, ci interessano quelle patologiche, vedete ne trovano 4 a rischio, livelli alti di LDL, malattie ematiche, ne trovano una variante, una lettera diversa nel gene che codifica per il recettore dell'ormone della crescita. Questa variante, chi ha una C invece della T, rende conto di 6 centimetri di riduzione della statura. E insomma, è l'ultima, vai. Io spero di non avervi spaventato. Di nuovo, appunto, insomma, tenete presente che c'è molto da capire e secondo me, insomma, comunque con la conoscenza non si sbaglia mai. È andata così oggi, forse appunto poteva essere una relazione migliore in altre... Grazie. Per fortuna abbiamo un po' di CAG che ci aiutano a cercare di orientarci in questa splendida lezione. Abbiamo un tempo compresso, ma cerchiamo di farlo per le domande. Preghiamo, come al solito, di fare domande brevi e precise. Approfittiamo della presenza di Elena Cattaneo. Come al solito chiedete la parola, ne raccogliamo 2 o 3 alla volta e cerchiamo di rispondere. Sì, se nella sala, nell'aula remota adiacente, qualcuno vuole venire qua a fare domande, può ovviamente presentarsi. Prego. Vi chiediamo di alzarvi in piedi quando fate la domanda. Certo. Grazie. Buonasera, mi chiamo Massimo Bruni, abito a Brugherio da 29 anni. Prima ero a Milano. Una piccola domanda, una curiosità. Sul finale lei ci ha segnalato gli investimenti previsti nel breve periodo. Mi sembra 5 milioni all'anno per 3 anni. Che così... spostata sul problema che ci ha descritto, mi sembra molto poco. Cioè, lei che cosa si aspetta da questo investimento, che immagino sia la fase di aspettativa iniziale, e per il futuro eventualmente, se ha già in mente qualcosa. Grazie. Allora, mi scuso, volevo prima ringraziarvi, lei in particolare e l'organizzazione, perché... per questa serata molto impegnativa, molto e molto utile. No, mi scuso veramente, ma no, l'ho detto che sarebbe stato un esperimento, insomma, adesso so che cosa devo variare in questa presentazione. Sa che cosa mi... Allora, innanzitutto questo progetto, se partirà, perché deve ancora essere approvato, sarà un progetto che poi andrà a bando, ovviamente da parte del Ministero della Salute, ci saranno i colleghi competenti, io non ho competenze specifiche, non è assolutamente il mio ambito, anzi ce ne sono di persone qua dentro che hanno competenze in quell'ambito, quindi andrà a bando. I colleghi che vinceranno, quindi, e io mi aspetto che loro siano la prepista, no, siano quelli che faranno palestra, quelli che ci aiuteranno a capire che cosa vuol dire sequenziare questi genomi. Mi aspetto che ovviamente questo faccia un po' da pungolo anche a livello universitario per rinnovare alcuni programmi di insegnamento, faccia un po' da pungolo nell'ambito della formazione medica, perché noi abbiamo un gravissimo problema di genetisti medici, noi non ne abbiamo, abbiamo credo solo 24 ordinari in tutta Italia, quindi il mio terrore davvero è che tra 3 anni, vi dicevo, questa cosa costa 50 euro. A
andremo a Singapore a farci sequenziare il DNA, no? Non devi neanche andare, lo spedisci con la saliva. No, e poi noi arriveremo a casa, anzi ci arriverà questa carta d'identità con tutte le lettere, e noi andremo ai nostri ospedali e diremo: io ho questa variante, cosa devo fare? E l'ospedale non è pronto, quindi il problema è che noi non siamo assolutamente pronti. Quindi io la prima cosa che mi aspetto da questo problema è che, insomma, cominci ad emergere, e ci sono persone competenti in questo ambito, insomma un po' di convergenza per prepararci come cittadini e come sistema sanitario nazionale, perché questo ricadrà anche sul sistema sanitario nazionale, io spero, penso ovviamente in termini di risparmio, ovviamente perché se tu hai dei farmaci che funzionano in modo appropriato, somministri a quel paziente la dose giusta, ma pensate anche nella sperimentazione clinica, fare la sperimentazione clinica di nuovi farmaci sulla base del corredo genetico, no? Perché ci diranno delle cose, no? Eccetera. Io mi aspetto che, questi sono 15 milioni, se ne trovano altri 15, e magari speriamo settimana prossima di avere qualche feedback, saranno 30 milioni, è probabile che questo serva e sia sufficiente per sequenziare tra i 5 e i 10 mila genomi. Io credo che sia un buon inizio, perché non c'era neanche questo, e magari appunto che questo faccia un po' da effetto domino, no? Che poi un altro ente dica: ok, ci metto la mia parte e ne sequenziamo altri 1000 o 2000. Prego, un'altra domanda, sempre alzarsi in piedi, grazie. Sì, buonasera, mi chiamo Mauro Cortellini e sono un biologo. Io vorrei chiederle, tra 5-10 anni, quando veramente sarà accessibile a tutti il sequenziamento del DNA, secondo lei sarà utile avere delle procedure obbligatorie per tutta la popolazione oppure no? Le chiedo il perché. Io mi occupo anche di alcuni trial di prevenzione sulle donne BRCA, quindi sono donne che hanno un'altissima probabilità di sviluppare tumore all'ovaio e tumore al seno. Quindi se noi un domani avremo l'obbligatorietà di fare questi test, non è detto che queste donne siano concordi nell'essere obbligate a fare un test, quindi avere la consapevolezza di avere una così alta probabilità di incidenza della patologia. Quindi volevo chiedere la sua impressione, le sue scenari futuri. Io non andrei ovviamente l'obbligatorietà, cioè tenete presente anche che in questo progetto Genomi Italia, se parte, questo è uno studio di popolazione, ci sono i donatori volontari che danno il loro DNA, se vogliono riavere la sequenza loro gliela si ridà oppure no, no? Quindi io non vedo la storia tu l'hai messa appunto obbligatorietà, e soprattutto tu hai citato BRCA, era nelle mie slide, io l'ho saltato, magari vale la pena di dire una parola. Ovviamente tu stai parlando di un argomento importantissimo per le donne, insomma noi sappiamo che ci sono due geni, si chiamano BRCA1 e BRCA2, che quando mutati alzano, soprattutto BRCA1, notevolmente il rischio di tumore alle ovaie nella donna e tumore al seno. La mutazione in BRCA1, correggimi se sbaglio, arriva fino all'80% di aumentato rischio di tumore all'ovaio nel corso della vita della donna, partendo dai 50 anni, è in genere lì che tumore al seno arriva, mi sembra, massimo 40-50, BRCA2 è più basso, insomma sono ormai geni, cioè sapere queste cose ormai ti danno delle indicazioni, ed è ovvio che, io non so obbligatorietà o no, io penserei è un vantaggio della donna sapere, cioè una donna che ha nella sua famiglia diversi casi di tumore al seno, fare il test genetico per BRCA1 o 2 oggi non ha senso se non si ha familiarità, giusto? È come il test dell'Huntington, no? Cioè non ha senso, no? Ma le donne che hanno nella loro famiglia ovviamente diversi casi di tumore al seno o tumore all'ovaio, insomma sarebbe ben utile che si rivolgessero al medico per vedere se è il caso che forse ci possa essere una consulenza genetica sul caso, significa andare dal genetista e dire: questa è la mia mappa, questa è la mia mappa, questa persona, mia mamma ha avuto il tumore al seno, mia cugina, questo, quindi c'è qualcosa, no, intorno. Tumore al seno ormai è correlato a questi due geni, questa donna
dopo la consulenza genetica, se lo desidera, se viene ritenuto opportuno dal genetista, può avere l'opportunità di vedere se lei porta la mutazione BRCA1 o BRCA2. Se porta la mutazione, conoscere è sempre un vantaggio, no? Avere la mutazione non significa avere la malattia, eh? È un'aumentata predisposizione. Insomma, cioè, per quello dico, conoscere è sempre un vantaggio, perché ci sono delle azioni preventive, no? Che uno può fare, no? Quindi anzi è un argomento importantissimo questo. Grazie. Altre richieste di domande? Se può alzarsi per soltanto cortesia. Buonasera. So che non esiste soltanto la mutazione BRCA1 o BRCA2, ci sono le X, BRCAX. Lei ha avuto sentore di questo, sa di che cosa si tratta? Posso dire che non so niente di questo? Non so. Le mutazioni BRCA1 e BRCA2 possono essere diverse, cioè immaginate che il BRCA2 sia di nuovo un pezzetto di questo gene, di nuovo facciamo che sia da qui alla scuola Civiero, no? In quel cromosoma, e il BRCA2 è, mi sembra, su un altro cromosoma, non sono su due cromosomi diversi ovviamente, e le mutazioni, mentre nell'Huntington è solo quella lì la mutazione, quel CAG che si espande, nel gene BRCA1 o BRCA2 mi sembra che siano state identificate 600 tipologie diverse di mutazioni, cioè il gene BRCA1 può essere variato in questa lettera qui, invece della T può avere una C, oppure, ed è una mutazione, questa donna avrà un aumentato rischio di tumore, oppure può essere variato qui, oppure lì, ovviamente sono geni che fanno proteine importantissime per il controllo dell'apparato di riparazione cellulare, no? Perché ogni tanto quel DNA si scassa, ma noi abbiamo ovviamente proteine importanti a ripararlo, questo è uno, ma se la proteina che lo ripara è a sua volta mutata, allora succedono problemi. Questo per dire che BRCAX è ancora da scoprire, probabilmente c'è una mutazione ma è da scoprire. Allora adesso ho capito la sua domanda. Lei dice, oltre a BRCA1 e BRCA2, ci sono altri geni, ma possono anche non essere BRCA, può essere, sicuro. Cioè, tant'è che le mutazioni BRCA1 o 2, però dimmi se dico cosa sbagliata, rendono conto di una certa percentuale, non è che tutte le donne che hanno tumore al seno ovario hanno queste mutazioni. Le mutazioni BRCA1 o 2 rendono conto, mi sembra, del 40, 50, 60, comunque è una percentuale. E allora vuol dire, no, che ci sono altri geni che possono essere mutati. Insomma, tenete presente comunque che quel DNA lì fa miracoli tutti i giorni, perché lavora tantissimo, si divide, si può rompere e si ripara. Noi abbiamo 50 miliardi di cellule in cui tutto questo avviene e i tumori sono eventi rari. No, quindi vuol dire che insomma è un DNA veramente amico, quindi teniamocelo veramente stretto. Prego. Prego. Non siete stanchi? Sì, qua c'è una domanda in prima fila. Buonasera. Avevo una domanda riguardo all'epigenetica. Sicuramente il progetto di sequenziamento del genoma è recente e l'epigenomica ancora di più, perché si è scoperto che a parità di genoma ci sono anche altri meccanismi che influenzano l'espressione dei geni. Volevo chiederle se ci sono progetti a riguardo a livello europeo o italiano in questo senso. Grazie. Io volevo farla semplice, quindi non ho citato l'epigenoma. Perché immaginate che di questa lettera, questo filo, in realtà ci sono delle altre sovrastrutture che lo fanno spegnere o accendere, no? A seconda appunto di varie... Quindi immaginate come se ci fossero delle altre modifiche, no? Che fanno sì che queste lettere possano essere più o meno funzionali. Quindi lei sta chiedendo se ci sono dei progetti che mirano a studiare non il genoma ma l'epigenoma, no? Quindi quest'altro
carico di informazione che modula la funzione del nostro genoma, ovviamente ce ne sono, sono però appunto progetti più insomma su scala limitata, magari no, si studiano o alcuni geni come sono modificati a livello di epigenoma, oppure si studiano le modificazioni epigenomiche, insomma sì, cercando di correlarle al genoma, però ecco, stanno succedendo cose, ma non c'è un progetto, ok, di epigenoma, no, su scala globale, insomma, già assicuriamoci il primo step, poi insomma è ovvio, però lei ha ragione, no? Pensate, l'ho proprio tralasciata, pensate appunto quanto ancora c'è da studiare, da capire. Accogliamo un'altra domanda, prego. Ma io volevo chiedere qual è la probabilità con i sequenziatori di genoma che ci esistono oggi che almeno una lettera venga letta in modo sbagliato. Che bella questa, è bellissima. Perché quando vi ho fatto vedere l'ultima diapositiva, quella sulla Sardegna, mi avevo detto, insomma, le competenze noi le abbiamo per fare questi studi, facciamo un progetto di ancora più scala più nazionale, eccetera. Vi ho fatto il caso di questo collega, si chiama Francesco Cucca, sta in Sardegna, è un grande genetista, che ha studiato quei 2000 genomi sardi, era quell'ultima diapositiva, ha studiato i 2000, quello che ha trovato il gene, la lettera che riduce l'altezza di 6 centimetri. E lei chiede, giustamente, dice, ma io quando leggo il genoma, insomma, me lo legge il sequenziatore, no? Magari appunto no, sbaglia, certo che può sbagliare. Pensa che Cucca, quei 2000 genomi che ha letto, li ha letti alcuni 4 volte. Quindi vuol dire, e la macchina te lo fanno, quindi tu lo leggi, dipende, cioè, no, appunto, noi abbiamo dei sistemi per leggere la stessa sequenza 4 volte. Se 4 volte mi viene così, no, c'è chi la legge 20 volte. Cucca alcuni punti del genoma li ha letti addirittura 65 volte. Quindi tu hai perfettamente ragione. Le macchine non ci permettono di affidarci ad una lettura, ma è semplicissimo, no? Cioè, tu chiedi alla macchina di rileggertelo tutte le volte che vuoi. È ovvio che più vai su con i genomi, qui erano 2000, quindi si sono fermati a 4 per e 65 per alcune verifiche in alcuni di loro, ma non so, se tu hai 1 milione di genomi, adesso non mi ricordo qual era la profondità di sequenziamento, quindi quante volte li rileggono in America, però insomma questo si fa, no? Vogliamo un'ultima domanda al volo, se c'è. Sappiamo tutto, abbiamo imparato tutto. Va bene, allora ci lasciamo con questa notizia. Cosa si fa il venerdì sera a Brugherio? Si discute di genetica. Questa veramente è una bella notizia e ne ho una ancora migliore. Cosa faremo venerdì prossimo a Brugherio? Discuteremo di come è nato l'universo. Ci sarà con noi Nanni Bignami, che è un astrofisico di fama mondiale, per cui vi invitiamo a tornare qua venerdì prossimo nell'ultimo grande incontro di questa rassegna. Grazie a tutti e buonanotte.